scusate, il consiglio di ministri che ti sente il consiglio di vice consigliere di questo, per cui abbiamo ricevuto da lei un messaggio, però io a questo punto mi sarei chiesto di leggerlo, e quindi venire qui. Gentili amiche, cari amici, gli inderogati impegni istituzionali mi impediscono purtroppo di essere presente all'incontro dibattito per la presentazione del libro di Roberto Genovese, La regione occulta dell'impero romano. Il successo del romanzo di Genovese, che ha scalato in poche settimane le classifiche, spodestando anche i mossi sacri della narrativa italiana e già si avvia alla seconda edizione, mi fa particolarmente piacere. Prima di tutto perché la stragrande maggioranza dei lettori della regione occulta ha un'età che va dagli anni del liceo ai 30 anni. Un dato interessante, dal momento che i romanzi storici contano tradizionalmente su un pubblico adulto. Proprio l'essere riuscita a conquistare il pubblico giovanile, avvicinandolo alla storia, è uno dei meriti che occorre riconoscere al lavoro di Roberto Genovese. Raccogliendo i frutti della propria personale formazione ed esperienza, Genovese è riuscito a incantare i ragazzi più giovani, utilizzando un linguaggio molto vicino a quello dei fumetti e dei videogiochi, cogliendo così il risultato di far leggere la storia a ragazzi che fino a ieri non l'avrebbero mai fatto. Benché si tratti di un romanzo a tutti gli effetti, La regione occulta è infatti un testo accuratissimo e dettagliatissimo sotto il profilo degli eventi storici, come dimostra l'ampia bibliografia. Ma c'è un altro aspetto del libro che vorrei mettere in luce e lasciare come elemento alla vostra discussione, e cioè l'utilizzo dei social network e dei nuovi mezzi di comunicazione, che servono in questo caso per continuare il dialogo tra autore e lettori. I ragazzi di oggi leggono più dei loro padri, forse pochi lo sanno, ma lo dimostrano le statistiche pubblicate dagli editori. Lo fanno comunque in maniera diversa. Non amano essere passivi, sono abituati a confrontarsi attraverso la rete e preferiscono avere l'opportunità di partecipare attivamente al processo creativo. Ed è proprio quello che sta accadendo in queste settimane grazie al confronto aperto tra Genovesi e i suoi lettori attraverso un apposito canale di Facebook, dove è nata una gara che offre i migliori spunti per i nuovi capitoli della saga, trasformando un romanzo storico in un modello della letteratura contemporanea che vuole aprire le porte alle giovani generazioni. Buon proseguimento, Giorgia Meloni, Ministro della Gioventù. Che ti scrivo le lettori? Sono curioso di sapere che consigli danno. Ma intanto la pagina di Facebook contiene ogni giorno degli interventi nuovi di carattere quotidiano, quindi suggestioni musicali, immagini, ma soprattutto anche interventi di lettori che hanno letto il libro e che chiedono che cosa succederà ai personaggi della saga. Ed è interessante vedere come dei personaggi che io avevo immaginato ormai chiusi, tra virgolette, del primo libro. Beh, andiamo avanti, vediamo. Beh no, Triantilla è uno dei personaggi principali, quindi sarà prevista anche nel secondo, però mi ha spinto questa insistenza rispetto a certi personaggi a valutare la possibilità che possano essere protagonisti in qualche modo anche nel secondo libro, perché evidentemente hanno colpito l'immaginario del lettore più di quanto io possa immaginare. E quindi è una sorta di osmosi tra chi legge e chi scrive, che chissà, magari in futuro possa trasformarsi addirittura in qualche cosa di collaborativo, perché il fenomeno della fanfiction, soprattutto negli Stati Uniti, nelle grandi serie televisive, è già una realtà. Magari potrebbe venire fuori con un libro sulla regione occulta con i racconti dei lettori, quindi un mondo che si apre alla questione di chi legge. Sto pensando nel romanzo, c'è sempre il cattivo. Qui non ci sono cattivi, questa è una cosa strana. Cioè ci sono dei personaggi mediocri magari,
entrambe le parti, no? Quindi persone che vedono la vita in maniera diversa che combattono per gli ideali che ritengono validi al di là della loro posizione. Avendo scelto un periodo come tremendo, io la cosa che conta San Roberto ha scelto il periodo dopo la morte di Cesare, quindi il periodo più noioso, l'inizio dell'impero per prima volta, poi diventa una cosa noiosissima. E quindi non, cioè, c'è solo un credino, meglio che quando questo in mezzo impero, con la sua famiglia, si volta e quindi non avendo ambientato prima, cioè qualche anno prima, non c'è la politica, cioè perché la Roma prima di Augusto è la Roma che comincia questa lunghissima guerra civile che comincia con i gratti contro gli ottimani, Caio Manlio popolare come un uomo contro Silla il bosciato uomo degli ottimani, poi Pompeo e Cesare e a quando. Quindi si è perso scegliendo metà Augusto verso un po' la verde, cioè magari la legione occulta si divideva, alcuni stavano con Pompeo, altri stavano con Cesare, alcuni erano per la tradizione dei vecchi bambioni della Catone e altri invece per il progresso. Ma in realtà nel secondo libro la legione occulta si dividerà, nel senso che ci saranno delle situazioni in cui sarà chiamata a scegliere se stare da una parte o dall'altra, da parte del principale di Augusto e successivamente. Io però vorrei, se ci sono altri interventi, se ci sono altre... Una domanda da dottore Secca. Secondo me è molto bello, lo aspettavo un altro gioco, cioè è in programma, è in cantiere, è un fumetto, perché sta già lì dentro, diciamo così. Hai un pensiero, qualche contatto con qualcuno oppure ancora avere una suggestione? Sì, in realtà la scrittura di questo libro prevede una trasformazione molto immediata. Dirvi solo dei contatti non posso perché avremo invitato gran parte dei dirigenti della RAI, poi vediamo che potrei anche. Possiamo sperare in difficoltà. Spero che succeda qualcosa, però ci stiamo lavorando.